Ecco chi arriva, l'olio di fegato di merluzzo accompagnato con una fetta di limone per non farti vomitare. Non c'è mai l'olio di fegato di merluzzo, non faceva effetto. La nonna te ne va a preparare una seconda arma segreta. Troppo strappona a supposto. E la nonna supposta ti mette una cazzina esagerata. La mamma con una scusa ti fa sdraiare un po' lieta, la nonna che è sua complice, con una scusa ti fa udare che là da parte, ti dà un attimo, tac, e ti mette a supposto. E ti dà un attimo ancora più veloce, tac, fa stregno culetto per non farlo uscire. Uno shock tremendo, Uno shock così tremendo che io ancora oggi, quando me la nonna carica il mio culetto, faccio... Vado, vado, perché... Ma il nostro è un paese fatto anche di papà, quei papà che la sera dopo una giornata stancante di lavoro tornano a casa e trovano una moglie accogliente, dei figli sempre sorridenti che sono pronti a cogliere d'incontro. E sapete questo cosa vuol dire? Cupata sbagliata casa. Chi siamo? Siamo tre ragazzi normali con i nostri valori. Un telefonino. Un motorino. I nostri valori morali, la gloria, l'onore, il sacrificio in una sola parola. Cinci d'Alessio. La guannamà. La solidarietà. L'aiuto al prossimo. Non questo, il prossimo. Non questo. Non questo, il prossimo. Vai giù. E con la scusa di aiutare il prossimo non aiutiamo nessuno. Grazie. Da quando siamo qui è l'unica cosa intelligente che avete detto. Adesso tocca a te. Che cosa? Dire una cosa intelligente. Dove andate? Venite qua. Buonasera. Allora, questa sera io farò per voi uno spettacolo. Allora, questa sera io farò un'opera. E un'opera! Questa sera interpreterò. Dai, Oreste, dai, per favore. Venite, ma che devo fare? Carabì. Che spilancia! Vabbè, allora, una cosa intelligente. Qua per trovare una cosa intelligente ci vuole solo una magia. Ho trovato! Allora quello di scemi i biscotti questa cosa andrà. Nonno! Sì! Sento una sensazione strana! Non è niente, a bacchetto! Vita, no. Ma? Mo ti senti? No, non ti ho potuto rispondere prima. No, no. Steve, ma trinco a fare scopo, senza un casco, come ti rispondi? Non ti preoccupare, passa a pigliare la pelliccia di ipocrita, sì. Sì, non... Non ti preoccupare, passa a pigliare pure la scopa elettrica al tuo folletto, non ti preoccupare, sì. Sì. Ci passo io, mamma, non ti preoccupare, sì. Sì, ci passo io, sì. Io ci posso pensare, sono un che siamo come una bacchetta. Ah, che problema. È un problema. Aspetta a me, eh. Chiamami. Ciao. Mio fratello a casa con un incantesimo ha fatto apparire il suo cantante preferito, Zucchero. E il problema qual è? Tenimmo a casa e girei formiche. Oggi è il giorno, oggi incontreremo i nostri nemici, i Mangiamorte. Loro sono i seguaci del nostro più grande nemico, colui che non deve essere nominato. Voldemort! Non lo devi dire! Hermione, non devi mai pronunciare quel nome. Quale? Voldemort. E si scende! Ragazzi, questa volta dobbiamo riuscire a sconfiggere Ron, oggi perché li attenti al corso di invisibilità.
ma qua sei di sovvenuto. E che alla civiltà nessuno è meno so giunto. Pronto, non scherzare, per favore, riattenti anche al corso di trasformazione. Anche lì sono venuto, è solo che mi sono trasformato. Hai visto, c'era anche Belen Rodriguez e io l'ho baciata! Strunzeria! Vabbè ragazzi, lasciamo stare i corsi, possiamo ancora riuscire a sconfiggerlo grazie ai nostri incantesimi, ma sono difficili. Io ieri ho fatto un incantesimo a mio padre per renderlo invisibile. Ha funzionato, ma ora è antipatico. In che senso? Nessuno può volere. Harry, il problema di questi incantesimi è che sono rischiosissimi. Ieri a casa con un incantesimo mio fratello ha trasformato tutti noi della famiglia nella torre di Pisa. E mo? Mandiena mo! Allora ragazzi, vabbè, lasciamo stare anche gli incantesimi. Potremmo provare con qualcosa di pratico. Ah sì, io ieri sono andato in biblioteca e ho scoperto che per sconfiggere il signor oscuro dobbiamo sparare la maledizione del 7, perché 7 è il numero magico. Di cosa abbiamo bisogno, Hermione? 7 coppe, 7 bastoni, 7 spade! Cosa manca? E per noi abbiamo fatto la premia. No, 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 per sconfiggerlo dobbiamo essere belli dentro e belli fuori. No, Harry, non funziona. Ci ho già provato io, ho bevuto 6 litri di quell'acqua. Quale acqua? Quella che rende belli dentro e belli fuori. E l'hai sconfitto? No, ma lo sono pisciato sotto. E io invece proverò a bere 3 litri di Coca-Cola! E come lo sconfiggi? Un rotto! Può funzionare! Vabbè ragazzi, lasciamo stare, iniziamo dalla pratica! Iniziamo dall'incantesimo stordente! Vai Hermione! Ah, Foxer! Ah, Foxer! Ah! Boxer! Non va bene! Porti slip! Slip! Ron! Sì! Se mai un giorno! No, dovessi trovarmi in difficoltà, se mai un giorno dovessi chiederti aiuto, tu! Sì! Fatte cazzo tuoia! No! E buono, ci vuoi, ci vuoi! Veramente, vendete tutti dell'intimo stasera. Che stai facendo? Sto aspettando che sta asciutto. Vedi? Ah, e che hai fatto? Mi sono trasformato in un mutante. Per favore, guarda, uè, ma come stai? Che dici? Eh? Che ci fai qua? Ma che è? Tua moglie? Ma che cos'è? L'incontro i boxer. Per favore. Ah. Che fai? Perché giochi con una mutanda? Non è una mutanda! Ma che è? È l'Xboxer. Questa è la versione senza filo. E col filo? Io per il zoo. Ragazzi, proviamo un altro incantesimo. Ah, cos'è? Accio, con questo prendo tutti gli oggetti. Ah, cos'è? Sky, con questo prendo tutti i canali. Ragazzi, adesso basta. Abbiamo bisogno di una strategia. Se ci attacca davanti, lo prendete voi. Se ci attacca da dietro? Da dietro lo prendo io. Lui, Harry Potter. Lui, Harry Chiona. No. Che stai dicendo? Harry Chiona. Harry. Che c'è? Non ti sto chiamando. E che puoi? Sto dicendo, è arrivato il momento di mostrarci gli oggetti. Ah sì? Oggi ho portato 2 oggetti da analizzare. Complimenti? I famosi complimenti oggetti. Tu no! Di questo passo non lo prendiamo mai con lui che non deve essere nominato. Sì, ma lo sai in italiano, pigliammi sicuro, ma it mammina. Se tu ti scema, quello che ci prende ci uccide. Chi? Voldemort. E allora ti scema. Ragazzi, dobbiamo stare attenti. Vi avevo dato quella polverina magica che fa scomparire le cose. L'avete nascosta bene? Ah, non me ne parlare, non messo nella tasca del pantalone, è scomparso il portafoglio. Te l'ho messa nelle scarpe e sono scomparsi i calzini. Ma perché veramente funziona? Eh certo. Ma giù. Che è? Ma l'ho messo in una mutanda. Ah! Oh, signore Salamis, non va più. Ah, certo. Voi lì non potete capire. Ma non fatto un mio tu. Allora ragazzi, dobbiamo attaccare. R-Porte. No. Dobbiamo stare attenti ragazzi. Se non riusciamo a sconfiggerlo, colui che non deve essere nominato continuerà a far diventare cattivi tutti i ragazzi della nostra scuola di magia. Ah sì, questo è vero. Io ieri ho visto degli studenti tirare le uova.
uova contro il professore. E gli altri come hanno reagito? C'è stata un'ovazione. Ronda? Sì, per il professore si è fatto sentire. E chi ha detto? Chi è stato? Ronda? Però i ragazzi si sono arrabbiati e gli hanno lanciato contro un sacchetto dell'immondizia. E lui che ha fatto? Lo gallo in coppa la munnetta. Ronda, adesso basta, lo vuoi capire che i bulli sono dappertutto? Dove? Qua, qua, qua. Questo è il bullo del qua, qua. Ragazzi, dobbiamo stare attenti, ho saputo che lui ammazza tutti i figli di babbani. I babbani sono esseri umani senza poteri magici. E sapete come si ammazza un babbano? Con rum. Ha morto un babbani un rum, tu. Da sempre proprio, cioè lo fanno pure presto. Oddio, ora che ci penso? Mio padre è Pappano! E tua madre? È Romina! Felicità! Sento nell'aria, ciao, la nostra canzone che viene, che va. Ma che dice? Mazza papà, scrive stronzale e tu la pigli con me! Mio padre produce colla! E chi c'ha te? Quello che può tu! Allora, ragazzi, mia madre con un incantesimo ha avuto 5 gemelli tutti rossi. 5 rossi, e che ha fatto? Colore. Allora, mio fratello ha trasformato l'acqua in vino. Oh Gesù, ah, lo conosci? Basta, questo è brutto. Allora ragazzi, prima di andarcene devo confessarvi una cosa, finalmente ho scoperto dove si nascondono i mangiamorte. Dove? Nella cantina di un palazzone. Tutti i gattini senza padroni organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per sé con il resto di due si unirono con batti in fila per sé con il resto di due. No, 6 per 7, 42, più 2, 44. Complimenti, vi grazie, bravo. Ma che fu? Basta, allora ragazzi, non siamo in grado di sconfiggerlo, però possiamo farlo ancora grazie alle nostre potentissime bacchette. Sì, io con la bacchetta in bocca sono guarito da un tremendo mal di gola. Con la bacchetta nell'orecchio sono guarito da una spaventosa otite. Ma giù, un piccolo fastidino alle emorroidi, ma se posso portare. Ah, ragazzi, eccoli, stanno arrivando i nostri nemici, prepariamoci a sconfiggerli. Prendete questo dittatori. Expecto patronum. Prendete questo mangiamorte. Expecto patronum. Ronda, ma che fai? Expecto patronum, ma aspetta a San Gennaro, che non ci vuole magia, ci vuole un miracolo.